voglio sperare che l'esempio di Don Nando sarà tale. Ricordo la frase di San Paolo che hai voluto sull'immaginetta al tuo ingresso a Montuzzo: per conto mio spenderò ben volentieri, anzi, consumerò me stesso per le vostre anime. Credo che in questa frase sta il significato della sua vita, perché Don Nando ha speso la sua vita a servizio degli altri, nella consapevolezza di ciò che sarebbe successo. Desidero ora ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto e aiutato in questi quasi 42 anni di ministero sacerdotale. La comunità di La Chiarella, quando giovane prete arrivò nel 74, si mise a lavorare con caparbietà per realizzare l'oratorio che tanto ha desiderato per i suoi ragazzi. Ricordo anche le belle vacanze in montagna ben organizzate e noi con la Ginetta a cucinare per tutti loro. Dopo una permanenza di 14 anni fu mandato a Renate Refugio per seguire la pastorale giovanile e dopo 2 anni gli fu affidato la parrocchia di Montuzzo. Questi penso siano stati gli anni più intensi del suo impegno sacerdotale e qui, come sempre, instancabile, con l'aiuto di persone volonterose, realizzò parecchie opere, tra quali il recupero del bellissimo santuario, l'oratorio, la ristrutturazione della chiesa. Quando nel 2006 arrivò a Brivio e Peverate, la sua salute era già precaria. L'impegno profuso in queste parrocchie, la formazione della nuova comunità pastorale beata Vergine Maria, lo coinvolse così tanto che la sua salute veniva in secondo piano e quindi trascurata. La sua vita era divenuta un calvario, fuori e dentro negli ospedali. A volte a mia insaputa, sì, perché non voleva che io lo sapessi, che io mi preoccupassi per la sua salute. Chi l'ha conosciuto sa bene quanto era testardo nelle sue decisioni, ma ad un certo punto ha dovuto arrendersi. Il suo fisico, provato da tanta sofferenza, ha ceduto.